mostra si chiama Scenari Latinoamericani, una bellissima esposizione fotografica e di installazioni presso la Triennale di Milano. Rimanda ad una parte del mondo che travalicherà poi successivamente anche nella parte cinema. I temi sono naturalmente dei temi molto forti, la ricerca dell'identità, il lavoro sulla migrazione, il rinnovato e ricercato rapporto con la natura, ma anche temi concettuali per rileggere una interiorità. Si chiama Rio Noir questa raccolta di immagini, è fatta senza offrire colorazioni agli scatti dopo lo scatto, ma prima ho trovato un sistema un po' per ingannare la macchina fotografica. Ne esce una colorazione ai miei occhi molto seducente, sui confini un po' fra realtà e irreale, che è una linea che amo moltissimo. Un po' la nostalgia del mio paese, questo che ho fatto è il Cile, proprio la cartina geografica del Cile, interpretato attraverso la sua natura. È un video diario che io faccio con mio figlio ogni anno, siamo in un'isola della Patagonia, per il 90% vergine, dove io e lui camminavamo in mezzo a questa foresta incontaminata e io in questa specie di diario documentario li racconto lo stato di salute del pianeta.